Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare di una nuova linea di smalti della Maybelline. Allora, la linea è una sottolinea della Color Show e si chiama 60 Second. Scusate, non lo dico in inglese perché sennò non so perché mi viene sempre da dire 7, non lo so. E invece 7 sarebbe 7 secondi, è impossibile che uno smalto in 7 secondi asciuga. Questo invece asciuga in 60 secondi. Allora, io ho preso solo due colori, questo lilla che è il 22 e si chiama Lavender Love, cioè amore di lavanda. Sono 7 ml di prodotto e 24 mesi dall'apertura e la scadenza. Allora, ho voluto prendere per provarlo a vedere, diciamo, se veramente asciugavano in 60 secondi. Allora, la stesa del colore mi piace molto perché è facile. Il pennello è un semplice pennellino, però diciamo la resa del colore è bella già alla prima passata. Eccola qui, il colore è abbondante. Allora, in realtà sono passati 60 secondi, però non si è completamente asciugato. Non si è completamente asciugato. Anche perché io comunque passando le mani sopra sento ancora l'appiccicaticcio. Quando senti l'appiccicaticcio vuol dire che lo smalto non si è ancora asciugato, però devo ammettere che il colore è molto bello, molto molto bello. Quindi per questo non posso dire niente. Non mi ricordo però quanto l'ho pagato perché io diciamo ho come dire il difetto di perdere gli scontrini così. E vabbè. Poi ho preso questo verde acqua, che è il numero 60, e si chiama Roof Terrace. E questo è il risultato del colore. Tutte e due, questo è il risultato di una prima passata, quindi ottimo come risultato. Io li ho stesi prima per diciamo far aspettare, diciamo li ho stesi prima per fare in modo che passassero i 60 secondi mentre che ve ne parlavo, però in realtà sono ancora un po' appiccicatici, quindi secondo me non è uno smalto che ci mette veramente 60 secondi. Sono ancora un po' appiccicatici. Secondo me ci vogliono perlomeno 2 minuti e mezzo, secondo me. Quindi 60 secondi non è vero, non è vero. Però diciamo il fatto che in 60 secondi non asciughi è un difetto, però la cosa buona è che veramente alla prima passata la stesura del colore è ottima, non c'è bisogno di fare una seconda passata. Quindi, vabbè, sul fatto che in 60 secondi non asciuga ci posso anche passare sopra. E con questo vi saluto, ciao a tutti.